Buongiorno, sono da poco passate le 9, anzi siamo sulle quasi 9-6 minuti, vi sto facendo vedere un po' la situazione a bordo piscina, questa bella giornata da Cristiano, ecco, quindi, lo trovate scritto nella localizzazione Periscope, che viene messa direttamente dal mio smartphone di riserva collegato, e poi diciamo lo smartphone di mia moglie che praticamente ci assiste in questa, diciamo, seconda parte o parte centrale, diciamo, del nostro viaggio. Ecco, bene, che chiaramente è arrivato, mi sembra, al giro di boa. Vediamo di collegarci anche con Radio Milano TV per questo piccolo collegamento di chiusura qui dal Parco delle Querci di Crispiano, anche se in realtà siamo a metà strada fra, come dicevamo ieri col patron Cosimo, a metà strada fra Martina Franca, anzi il patron, il signor Cosimo, è un martinese, dovremmo esserci, abbiamo 17 secondi al collegamento. Vediamo di far vedere anche chi vi sta parlando, ovvero Elio Crociani, on the mic. Oggi non abbiamo ospiti, anche perché c'è qualche problema di salute della, io la chiamo direttrice, in realtà è la, diciamo, la più anziana. Buongiorno a tutti amici sia della radio che su Periscope, oggi sono esattamente 41 anni che le radio private sono, come dire, anche libere, nel senso che sono state libere anche prima di questi 41 anni, tanto per intenderci, c'erano già delle radio prima, ma erano, diciamo, radio pirata, ecco, quindi dopodiché è arrivato, come dire, un ok, anche se non definitivo, comunque si cominciava a tirare qualche respiro di sollievo, come abbiamo detto l'anno scorso in un comunicato stampa che abbiamo fatto circolare, che effettivamente è piaciuto. Bene, non avremo tantissimo tempo a disposizione perché sto andando veramente con le batterie degli smartphone che si stanno un po' invecchiando e quindi si scaricano velocemente, anche perché sono qui proprio senza fili. Ecco, quindi bordo piscina, come potete notare, qui ieri siamo stati piacevolmente spaparazzati grazie a questo venticello che spira, perché siamo a un'altezza penso di 400 metri, questo non dire nulla di male, quindi siamo praticamente fra lo Ionio e appunto l'Adriatico, perché siamo praticamente in provincia di Taranto, quindi siamo nella parte fra Taranto e Martina Franca, una zona, devo dire, a me sì, nota, perché ci sono passato, ma devo dire non mi è mai capitato di alloggiare da queste parti, se devo essere sincero, e quest'anno sicuramente ci occuperemo proprio di Taranto, cioè più tardi andremo a visitare appunto Taranto, vedremo di fare magari un collegamento, magari un ulteriore collegamento appunto dal di lì, da questa città che mi dicono tutti essere bellissima. Vediamo se per caso il volume in radio è un po' troppo alto, lo sistemiamo subito nel caso appunto sia così, e vedo che effettivamente c'è qualche cosa di strano e dobbiamo quindi subito provvedere. Al sole il problema degli smartphone e dei tablet è noto. Se riusciamo a ripristinare il collegamento con la radio, mi sembra essersi interrotto, mentre invece su Periscope stiamo andando benissimo. Potremmo anche prendere quindi la rete internet. Telefonica della SIM card.
Ed eccoci ritornati in onda su Radio Milano TV. Chiediamo scusa per l'interruzione radiofonica, intanto su Periscope purtroppo stanno sopportando, ma poi devo dire gli amici su Periscope, come dire, non dico che sopportano tutto, no? Perché chiaramente chi guarda, come dire, in realtà ama quello che sta guardando, perché può sceglierlo e quindi non è più, come dire, il monopolio televisivo della Rai. Abbiamo tante possibilità di scegliere se guardare sullo smartphone, sul PC, sull'apparecchio televisore appunto collegato ai canali del digitale terrestre. Quindi diciamo, tutte le volte che voi chiaramente ci guardate perché la cosa vi sta interessando e noi chiaramente lo consideriamo, quindi anche le pause praticamente in cui facciamo più ascolto appunto in video, come dire, ci fanno capire che in realtà poi come dire, non è che puoi parlare ininterrottamente per ore, devono esserci anche delle pause. Le pause sono gradite, caro, che fare delle pause nel nulla chiaramente non può portare grandi risultati. Bene, allora io qui per chiudere, insomma, qui da Crispiano, stavo dicendo prima, insomma, non è mai capitato, insomma, di alloggiare, ecco, da queste parti. Sì, ci siamo sicuramente passati ad andare verso il litorale, ricordo con piacere anche la spiaggia di Pulsano, ricordo anche sicuramente, se ne parlava ieri, di Lizzano, quindi la marina di Lizzano, quindi bellissime esperienze anche nella provincia di Taranto, ma devo dire proprio qui a ridosso di Martina Franca, ecco, perché magari dall'altra parte con Loco Rotondo e poi mi viene in mente Cisternino, anche chiaramente la famosissima Albero Bello, chiaramente, insomma, abbiamo dato parecchio, ecco, quindi sono le zone che abbiamo conosciuto immediatamente quando io venni la prima volta al San Domenico, che poi nel frattempo, oltre ad essere già famoso allora, è diventato ancora di più grazie anche a altri alberghi sempre della stessa famiglia, che sono il Borgo Ignazia, e sono, ecco, strutture gettonatissime a livello internazionale. Lo erano anche quando venni appunto la prima volta e devo dire, insomma, non è un necrologio, ecco, però potrebbe essere anche l'ultimo giro in Puglia a fine luglio, perché poi effettivamente molti ci stanno invitando anche a settembre-ottobre, nel senso che la stagione continua, e se adesso magari è altissima stagione, poi dopo si starà bene ugualmente e quindi sempre, come dire, con temperature appunto piacevoli. Quindi mio non è un necrologio, però insomma sembra di capire che un ciclo sia terminato, poi se ne aprirà uno magari un po' tutto l'anno, insomma, è giusto che in Puglia si venga anche appunto negli altri mesi piuttosto che alla fine di luglio, in concomitanza con il Festival della Valle d'Itria, che intanto ieri sera ha proposto un Barbieri di Siviglia, no scusate, non è un Barbieri di Siviglia, è una grande gaffe, perché è il Gianni Schicchi. Gianni Schicchi è un'opera dal trittico di Puccini che dura un'ora praticamente, il trittico ha la durata di 3 ore più gli intervalli, sono quindi opere ben distinte, diverse appunto di Puccini. Questa è quella che chiude appunto la trilogia, quella presa tra l'altro dalla Divina Commedia di Dante, di questo, insomma, signore che in realtà non è morto, ecco, quindi si finge morto e scopre appunto che lo stanno praticamente un po' fregando, e quindi c'è un po' tutta questa scena molto recitata, pur essendo un'opera di teatro musicale, quindi Puccini è stato bravo anche in questo, ce l'ha dimostrato anche nelle altre opere, ma in questo in modo particolare, un po' come Verdi nel Falstaff, abbiamo effettivamente un grande recitato, ecco, quindi oltre che del cantato. E quindi è stata proposta quest'ultima cosa, che tra l'altro andrà anche a Matera, quindi prossimamente, forse in concomitanza sabato con la prima di questa opera che viene proposta, nel caso di dire, dal Festival di Martina Franca, come ogni anno, come chicca, col direttore Fabio Luisi, che ieri sera, tra l'altro, per i giovani, praticamente ha effettuato una prova appunto generale nel Palazzo Ducale, e quindi oggi giornata di pausa venerdì, e domani ci sarà la vera e propria prima, che vedremo se assisteremo oppure no, perché dicevo appunto sembra che si sia chiuso appunto un ciclo con Martina Franca,
che effettivamente mi ha visto un po' lottare con alberghi, ristoranti, soprattutto con la cena che viene servita ai ristoranti, perché poi dovendo andare chiaramente all'opera, chiaramente far convivere due cose non è stato facile, anzi quest'anno praticamente impossibile, perché qui la cena al Parco delle Querce praticamente viene servita alle 20:30, quindi se ce ne fosse stato bisogno chiaramente non sarebbe stato possibile. È vero che si può sempre chiedere un pranzo appunto qui, che chiaramente viene servito, è stato servito appunto anche ieri, ma non c'era stato bisogno, quindi abbiamo passato due splendide serate in queste due giornate appunto al Parco dei Principi. Io dico sempre Parco dei Principi perché siamo un po' dei principi qui al Parco delle Querce, quindi scusate se, ecco, quindi ci sentiamo anche re, ecco, in un certo senso. E bene, quindi bella esperienza. Io ho già approfittato la colazione e, come mi succede spesso, chiedo sempre delle uova, anzi un uovo, in realtà poi me ne hanno fatte appunto due, quindi mi hanno preparato, devo dire, qualcosa di molto molto piacevole. Non erano uova strapazzate, ma alla fine più o meno la stessa cosa, buone uova di masseria, ecco, perché la cosa, devo dire, bella che ho notato in queste due cene, appunto, che sono prodotti che arrivano direttamente nella masseria e che vengono appunto selezionate dal patron Cosimo, che è un buon gustaio, un amante della buona cucina, e quindi, come dire, questo poi ci permette poi di assaporare delle cose assolutamente uniche, in un'esperienza, devo dire, molto molto bella, ecco. Parco delle Querce, e quindi vediamo un po' cosa abbiamo trovato strada facendo. Io spero che non ci sia un'interruzione a causa della mancanza di batteria. Spero di essere comunque collegato, che vada tutto bene, perché vorrei appunto fare una breve rassegna stampa di giornali che ho recuperato strada facendo. Allora, abbiamo dalle Marche, abbiamo Sonar ci segnalava in prima pagina: come ti cucino l'Eros, la tendenza quindi è non solo peperoncino e cacao, tante le specie e i cibi che scatenano emozioni forti. Gli chef Baldessarri e Carlini svelano alcuni segreti della neurogastronomia vietata ai minorenni. Questa notizia è andata a finire su Sonar, che è appunto un supplemento al Corriere, mi sembra, Adriatico, sì, Corriere Adriatico, di sabato 22 luglio, e qui si parla però di chef non proprio marchigiani, e quindi di un ristorante che ha avuto la stella recentemente, che si trova in Veneto, e all'interno poi abbiamo trovato poi anche delle ricette. Scusate, ma chiaramente siamo in una situazione ventilata, molto piacevole, ma chiaramente con i giornali qualche problema lo stiamo avendo. Poi vi dico di cosa si tratta appunto. Intanto, a proposito di peperoncino, devo dire, ieri ne abbiamo provati, devo dire, di buoni, proprio a forma di peperoncino scaramantico napoletano, ecco, di colore verde, che sono stati appunto serviti. Poi, vuol dire, qui ci vorrebbe qualcuno appunto che ci parlasse appunto di questa cosa, ma se stamattina sono solo, ma come dire, a bordo piscina, come vedete, e presto arriveranno anche i clienti che stanno facendo colazione. Ora, spiagge di lusso è boom per ombrellone e lettino, anche 400 euro al giorno. Non è il caso del Parco delle Querce, dove invece, ecco, qui la cosa importante, i prezzi sono modici. Ieri dicevamo con Cosimo, che proprio affisso in camera, ho trovato la tariffa di una camera di assoluto prestigio, che va da un minimo di 90 euro a un massimo in alta stagione di 100 euro. Per farvi capire quanto può costare una camera per due, e la mezza pensione è 20 euro a persona, la chiaramente pensione completa passa a 40 a testa, quindi un assoluto affare, anche perché appunto sono tutti questi prodotti che vi dicevo. Qui si parla invece del solo lettino, che poi è compreso chiaramente nella camera anche l'uso della piscina che state appunto vedendo, che è una
cortina rialzata e quindi siamo già a una certa altezza, questo permette chiaramente poi di prendere il sole e di non bollire, ecco. C'è comunque una doppia doccia, devo dire, molto comoda e che si vede anche molto bene, cioè, sta di fronte a me, voi non la potete vedere in questo momento perché chiaramente sono in modalità selfie, però andiamo a vedere questi prezzi. Allora, abbiamo a Venezia due lettini, due sdraio, tavolino, quattro seggiole e teli da mare, 410 euro. A Capalbio un ombrellone, due lettini, 50 euro. All'Argentario tenda con quattro lettini, 150 euro. A Forte dei Marmi tenda per quattro persone con cassaforte, tavolo, quattro sedie, cassapanca, due sdraio, due lettini e quattro teli, 290 euro. Quindi proprio come prendere una camera per la notte. Alla Torre di Cerrano abbiamo un ombrellone, due lettini invece a 20 euro. Sembra il prezzo più basso e mi sembra di capire che questo avvenga in Molise. No, scusate, è l'Abruzzo? È l'Abruzzo, ecco, in Abruzzo, Torre di Cerramo, c'è il prezzo, direi, più basso, poi cercheremo di capire dov'è esattamente. Sabaudia, invece, abbiamo un ombrellone e due lettini a 42 euro. Nel Salento, cabana attrezzata va a 120 euro, nel Circeo un ombrellone, due lettini, 35 euro. Porto Cervo, un ombrellone, due lettini, uso, piscine, docce, spogliatoi, parcheggio, 400 euro. Poi ancora abbiamo a Fregene, un ombrellone, due lettini, 50 euro. A Marina di Pietrasanta, due letti, tavolo, quattro lettini, 1000 euro. Questo è il top, perché il titolo parlava di 400 euro al giorno. In realtà c'è anche questa possibilità a Marina di Pietrasanta, che poi è praticamente confinante con Forte dei Marmi, ecco. E poi abbiamo anche a Lerici, abbiamo ombrellone, lettino, un telo mare, 300 euro. Questo è, come dire, un articolo uscito sempre sabato scorso in quel delle Marche, e direi che possiamo archiviare. Poi altre cose, a Porto Lisbona in Romania e Costa Rica un miliardo l'anno per i pensionati all'estero. Qui abbiamo una grafica oggi, scusate, ma abbiamo questo bel venticello che, devo dire, è assolutamente grazioso, ma per la lettura dei giornali chiaramente no. Comunque sono 373.000 gli italiani emigrati per necessità o per pagare meno tasse. L'INPS manda loro assegni molto più generosi dei contributi che hanno versato. Questo ne avevamo già parlato in rassegna stampa, però poi mi sono ritrovato il grafico e quindi qui è tutto più chiaro. L'allarme di Boeri sulle prestazioni assistenziali erogate anche in paesi che già le prevedono. E qui c'è chiaramente tutta una panoramica. Sulle spiagge del Buon Ritiro, giornalisti in prima fila. Questa è la cosa che mi era sfuggita, quindi la polemica. Va precisato che tutto è assolutamente legale, il diritto internazionale e gli accordi bilaterali parlano chiaro. Se poi lo Stato estero dove il pensionato decide di passare oltre la metà dell'anno fa parte dell'Unione Europea, come il Portogallo, il problema semplicemente non esiste. Ma è sempre bene chiamare le cose con il loro nome, perché ci sono gli anziani che si trasferiscono all'estero per sfuggire a un tenore di vita ai limiti dell'indigenza, vista la povertà dei loro assegni. E ci sono i furbi. Parliamo di quanti, pur godendo di una pensione, non certo da fame, scelgono di lasciare l'Italia per incassare un assegno non falcidiato dalle nostre imposte e non dover pagare il contributo di solidarietà dovuto dai pensionati ricchi. In questa tipologia c'è una concentrazione rilevante di una categoria particolare, i giornalisti. Ciò si può scoprire facilmente leggendo che ha scritto a fine 2015 Romano Bartoloni, presidente del gruppo Romano Giornalisti Pensionati, a proposito della grande fuga. Dopo aver premesso che ben 500.000 pensionati IPS hanno riparato all'estero negli Eldorado dell'esentasse riconosciuti del nostro paese, fuggendo dal caro vita, dal fisco cinico ed esoso, nonché dal blocco della perequazione, egli ci rivela che tra gli espatriati figurano oltre 300 giornalisti.
aggiungendo a Cascais vivono 5 colleghi ex della RAI e uno ex del Messaggero. Il Portogallo oggi il più gettonato, soppiantando Tunisi, diventato troppo a rischio. I portoghesi hanno vinto la sfida al ribasso, l'assegno previdenziale si incassa al lordo, con altre nazioni europee come Romania, Bulgaria, Malta. Le regole sono semplici, basta vivere 6 mesi e un giorno, anche non consecutivi, fuori dall'Italia, assumere lo status di residente non abituale, aprire un conto corrente bancario e il gioco è fatto. Un gioco elementare, l'INPS, così anche l'INPGI, accreditano lordi i tuoi soldi come da accordi bilaterali. A mezz'ora da Lisbona si pagano 300 euro al mese per un bilocale fronte mare e 10 euro per mangiare pesce al ristorante. Come bere un bicchiere d'acqua, insomma, c'è solo una piccola nota stonata. Già antipatico con un pensionato ricco a profitti di un sistema, ripetiamo, perfettamente legale per non pagare le tasse qui, se però ha fatto un mestiere che impone di denunciare le storture della nostra società come pure i loro responsabili, magari con un contratto di collaborazione, continua oggi a pontificare da una sedia a sdraio in riva all'Atlantico, allora il confine fra il lecito e l'opportuno si supera di slancio. Ecco qua. Quindi molto interessante, io sono ancora in onda perché so che avremo qualche problema, non solo di vento, perché qua spariscono i giornali, volano via, anzi la signora che sta sistemando, adesso vediamo di trovare una soluzione che potrebbe essere quella di zavorrare questi giornali già letti, che poi noi archiviamo, ecco qua, e quindi sì, bello della diretta, dai. Ecco, torniamo a queste pagine, tanto caduto pure, perché purtroppo si sta talmente bene grazie a questo venticello che poi, come vedete, salta tutto. Ecco, quindi perché appunto siamo a una certa altezza, questa è la particolarità, visto che abbiamo parlato anche appunto di spiagge anche molto costose, qui diciamo che con molto meno passate anche la notte. E poi cosa abbiamo qua? Ci sono le registe Colossal e quindi dopo gli incassi di Patty Jenkinson con Wonder Woman, Ava DuVernay è la prima afroamericana a governare una produzione da 103 milioni di dollari e ora gli studios scommettono sulle donne e qui abbiamo una serie di donne. Chiaramente abbiamo la Coppola che tra l'altro volendo non dista neanche tanto appunto da dove vi sto parlando, perché io una volta partii proprio da queste zone per andare a Bernalda c'è un famoso ristorante con i tre gamberi, ma c'è anche l'albergo della famiglia Coppola dove tra l'altro Sofia Coppola si è tra l'altro sposata. Ecco qua, questa è un'altra di quelle pagine che abbiamo già dato. E poi una spiaggia di mega bagni sarà l'Unione a fare la forza, la Romagna passa dalle gestioni familiari ai consorzi, più attenzione ai servizi ma pure all'ecologia. Dal Beach Future al Welcome Coach, nuove figure affiancano il vecchio bagnino. Questo è tutto un articolo, non in nazionale ma la cronaca di Bologna, di Repubblica ha avuto modo di recuperare. Teniamo ferma qua l'asta del microfono che sento che il vento è abbastanza forte, speriamo, come dire, non si rompa anche questo, ecco, di cellulare. È stato un tour che avrebbe bisogno anche di una tappa, secondo me, da Padre Pio, ecco, quindi mia moglie me l'ha consigliato, dice meglio che vai da Padre Pio perché sono successe un po' di cose, spero risolvibili. Poi abbiamo avuto intanto lo scorso weekend Forlì Pop, città della danza, tra workshop ed esibizioni, e quindi c'è stato un festival con sul palco decine di artisti in erba e la proiezione di un film che è andato domenica sera, purtroppo mi è sfuggito, ma dovrò cercare, che è Mr. Gaga di Tomer Heyman, documentario su Ohad Narin, creatore del linguaggio di movimento Gaga, Radio Gaga.
Poi SIAE, procedure contro Unione Europea contro l'Italia, quindi SIAE, procedura UE contro l'Italia, Bruxelles blocca il monopolio della gestione dei diritti, ignorata la norma sulla concorrenza, la regola europea impone l'apertura del mercato e poi il PD prova a scavalcare Franceschini. Questo l'avevamo già dato, però in realtà abbiamo scoperto che noi delle radio, visto che oggi è il 41esimo anno in cui le radio sono libere, noi invece attendiamo di festeggiare il nostro quarantennale ad ottobre, quindi è tutto fermo per il momento, però un anno fa eravamo, come dire, eravamo sì, in diretta ed era partito una non stop di 96 ore che è durata, parecchio, da giovedì a mi sembra lunedì mattina. Ecco, questa non stop dove appunto i DJ hanno partecipato, hanno suonato, hanno messo musica e c'è stata anche una cena, tra l'altro la sera, proprio tra l'altro la coincidenza ha voluto questo, ho sentito Fabio Giacomini che sta lavorando chiaramente alla grande col suo ristorante Artusi a Riccione dove abbiamo tenuto appunto questa cena ed era proprio un anno fa. E quindi a proposito di SIAE, praticamente una nuova regola che noi dobbiamo praticamente già da qualche giorno dobbiamo fornire i titoli di tutte le canzoni che programmiamo con anche il produttore e quindi delle indicazioni che finora non abbiamo dato. Visto che stiamo parlando di radio, ho bisogno anche del collegamento radiofonico. Ecco perché è inutile che parliamo di radio solamente con gli amici di Periscope, che sono una sorta di nuova radio. Cercando di approfitto di queste pause in cui comunque chi guarda Periscope sembra quasi stimolato ad osservare. Sono quelle pause di Terence Malick. Non riesco a vedere la freccetta. Sarà capitato anche a voi, ecco, dovrei essere qui. No, molto ovviamente c'è un piccolo problema, dobbiamo giusto aspettare 20 secondi, intanto che in radio stanno mandando gli 883 Max Pezzali, una canzone d'amore. Poi riprendiamo questo discorso che riguarda appunto la radio, in questo 41esimo dalla liberalizzazione delle emittenti. Ben ritrovati amici di Radio Milano TV e quindi con gli amici di Periscope abbiamo già messo un po' le mani avanti, vedo che mi state scrivendo ma che siamo in condizioni, non dico disastrose, stiamo benissimo a bordo piscina, però insomma è chiaro che bisognerebbe avere come delle apparecchiature proprio professionali, nel senso fissate, con la possibilità di vedere, leggere, ma chiaramente non, no, ecco, in questo momento no, perché stiamo ancora lavorando con diciamo, i semplici smartphone e tablet che ci permettono il collegamento, quindi riusciamo a fare cose fino a poco tempo fa impossibili e ora invece sì, si possono fare, ma come dire... non è proprio come essere in studio. Si parlava di SIAE, procedura UE contro l'Italia, Bruxelles blocca il monopolio della gestione dei diritti, ignorata la norma sulla concorrenza, la regola europea impone l'apertura del mercato e ora il PD prova a scavalcare Franceschini. Ok, con questa notizia direi che possiamo anche chiudere, però vi devo... vi devo dire insomma che abbiamo ricevuto recentemente
appunto la notizia che già da qualche giorno, diciamo, l'abbiamo ricevuta in ritardo, ma sicuramente siamo in regola, dobbiamo fornire praticamente i titoli delle canzoni, l'anno di produzione, cioè dare delle indicazioni in più che tra l'altro non sono obbligatorie nel nostro archivio, e quindi tutti i brani musicali sono archiviati, anche sono gestiti appunto da computer da vecchia data, nel nostro caso ultimamente anche altre radio, ma penso quasi tutte le radio chiaramente lavorano in questo modo, perché si lavora in digitale. Ecco, se poi chiaramente qualcuno ancora vuol mettere il brano dal lettore CD o vuol mettere anche come dire il disco in vinile, chiaramente sono cavoli suoi, ma oggigiorno è tutto gestito dal computer. Le radio chiaramente non ha certa importanza, hanno proprio anche il computer, come del resto noi, che ci indicano che brano dobbiamo mettere, che brano dobbiamo tirare fuori per non ripeterlo, no? Per non fare sì che ieri abbiamo rispolverato la stessa canzone che rispolveriamo oggi. Sarebbe bruttissimo insistere troppo su un pezzo storico che va invece messo ogni tanto. E quindi ecco, dobbiamo fornire, che è una cosa poi semplicissima lavorando in questo modo, questi dati. Adesso si tratta di capire se dovremo andare a correggere tutti i brani musicali, che non sono pochi, con l'anno di produzione, tutta questa cosa che ci chiede appunto la SIAE. Io mi auguro che chi ci realizza questi programmi, ormai come dire indispensabili per la trasmissione, come dire, abbia per ogni canzone già questo dato, anche perché voi se ci seguite in streaming in molti casi riuscite a vedere la copertina del disco. Quella copertina del disco in realtà viene pescata in un negozio online di dischi che mostra le copertine, quindi quando noi mettiamo il titolo di quella canzone va a beccare qualcosa che chiaramente c'entra, ecco. Quindi voi vedete il più delle volte, il 99,9% delle volte, può esserci chiaramente un errore, chiaramente come tutte le cose, e diciamo la cosa funziona, è molto semplice, ecco. Io spero che accada anche questo, altrimenti è un lavoraccio. E comunque stiamo attendendo anche il cosiddetto passaggio ai video, quindi non programmare più solamente MP3 o comunque WAV, ma programmare degli MP4, cioè invece di programmare un brano musicale solamente con l'audio, di programmarlo anche col suo relativo video. Questa sarà la grande svolta, almeno per la nostra emittente, visto che siamo stati dei precursori in passato, gestendo tutto da computer, cosa è diventata la normalità. E quindi ecco, ci prepariamo nel nostro 40° anno di attività, che poi a livello FM sarà una sorta, sembra, io non so cosa abbiano deciso, so che c'è stata un'assemblea nei giorni scorsi, e quindi sono riuniti, stiamo parlando di 250 persone, un'associazione che ha un emittente che si chiama Radio Soundgarage, che ci ha chiesto appunto, non chiaramente tutti i 250, ma qualcuno di loro lo ha fatto e vorrebbe chiaramente portare questa web radio in FM. Noi molto volentieri gliela cediamo, proprio perché poi, come dire, siamo interessati più al discorso video, ecco. Quindi dopo averlo solo citato come nome, ecco, saremo effettivamente visibili, ma come dire, sarà una possibilità in più della radio. Quindi ecco, non è che ci siamo montati la testa e vogliamo fare televisione, però oggigiorno si possono vedere intanto i video di questi brani che noi trasmettiamo, e poi sono la colonna sonora, diciamo, delle 24 ore, ecco. Chi ci ascolta poi non sempre becca, come dire, il sottoscritto che sta parlando e che sta garantendo l'informazione su un emittente, chiaramente ha una concessione radiofonica e anche degli impegni. Io ringrazio tutti coloro che mi stanno scrivendo e poi ci sentiamo. Intanto qui abbiamo un cagnolino simpaticissimo che sta bevendo l'acqua della piscina, ecco qua. Si chiama Zeus, ecco, è un po' la mascotte qui del Parco delle Querce. Devo dire che è abbastanza snello, ecco, per essere, come dire, il cagnolino di un albergo con un ottimo ristorante con delle ottime specialità. Bene, con questo io vi saluto, nell'attesa magari di riprendere il collegamento più tardi, magari da Taranto. E quindi cerchiamo ancora di
cedere la linea alla radio, anche perché io poi molte volte, come dire, gioco con queste cose che non sanno mai se interrompermi o meno, quindi si fidano di me quando io chiaramente do l'ok, chiaramente parte il prossimo brano musicale. Ecco qua, tutto a posto, siamo ancora online in video, quindi prendo lo smartphone in mano, praticamente con l'asta, hasta la vista, quindi vi faccio vedere giusto così in chiusura la bellezza, la piacevolezza appunto di questo posto, che è il Parco delle Querce. Spero che si veda bene. Ecco, questa è solo una parte, ecco, questa è la parte, la zona della piscina rialzata, e poi abbiamo tutto una parte che purtroppo non riesco a farvi vedere, e quindi qui da San Crispiano, Martina Franca, Taranto, Elio Crociani vi saluta, a dopo.